un video quasi al buio, perché no, non voglio che entrino le zanzare. È il 9 luglio 2013, sono in cucina, ho finito di mangiare, sono le 23:54. Mi fumo una sigarettina, mi bevo un goccio di vino e stavo guardando la homepage di Facebook. Una mia amica, Ida Bozzi, ha scritto un post su Kafka. E ha fatto riferimento a un racconto in particolare di Kafka che si intitola Undici figli, un racconto breve, molto bello. E allora mi è venuto in mente che qualche giorno fa, parlando con degli amici, dicevo che in questo ultimo anno, in questi ultimi 10-12 mesi, mi annoio a guardare i film. A me il cinema è sempre piaciuto moltissimo. Al di là delle storie che racconta, magari in un film hai anche la possibilità, guardando un film, di vedere un posto dove non sei mai stato, oppure di guardare gli oggetti, di vedere una luce particolare, delle facce particolari, così via. Però negli ultimi 10 mesi, 12 mesi, insomma, in questo ultimo anno, anche a casa io ho un sacco di DVD, mi stufo a guardare i film. E allora, così ci ho riflettuto, mi piace molto di più leggere, anche se io non sono una grande lettrice, perché la lettura richiede tempo, silenzio, anche se poi ci sono persone che riescono a leggere pure nella metropolitana. Ma insomma, mi piace di più leggere. E allora parlando con queste amiche, con questi amici, dicevo perché alla fine, quando tu leggi, le immagini, teleimmagini, cioè le immagini che vengono evocate dalle descrizioni dei personaggi, le facce dei personaggi, i vestiti, i paesaggi, no? Tu teleimmagini queste cose e quindi hai una immaginazione attiva. Non è che il libro, il romanzo ti impone delle immagini precise. Il racconto, il romanzo ti suggeriscono delle immagini a seconda della sensibilità dello scrittore, ma poi tu completi queste immagini con la tua immaginazione. Invece, quando guardi un film, sei molto più passivo e questa è una banalità che è anche vera. Tu guardi un film e sei lì come se una mamma ti imboccasse la pappa e dice: questa pappa sa di albicocca, sa di merluzzo, che ne so. E tu dici sì, sa di albicocca, sa di merluzzo. E però sei imboccato. E forse io non, mi sono un po' stufata di essere imboccata da delle immagini già fatte, anche se sono bellissime, anche se sono piene di bellezza, di attenzione per le luci, per le cose, no? Però insomma io comincio a sentirmi un po' troppo passiva di fronte alle immagini visive che vengono sia dai film che dalla televisione, no? Che dalle fotografie. Ho voglia di costruirmi le immagini attraverso le parole. E allora mi è venuto poi di conseguenza un altro pensiero, che i film che io amo di più sono film di autori che sono nati prima della televisione e che hanno nutrito il loro immaginario visivo attraverso la letteratura, leggendo Tolstoj, leggendo Manzoni, leggendo Dostoevsky, leggendo Maupassant o Cervantes e così via, no? E hanno potuto restituire attraverso i film quella generazione di registi nati prima della televisione, hanno potuto restituire un immaginario costruito attraverso la suggestione delle parole. Io preferisco quei registi lì, forse perché la mia generazione quando io ero adolescente ho visto i film di Bergman, di Fellini, di Scola, di Tarkovsky e via dicendo, no? Tutta una generazione è cresciuta nutrendo il proprio immaginario attraverso la letteratura. Non che i film di adesso non mi piacciono. Però io intuisco dai film che vengono fatti adesso da una generazione di registi,
almeno della mia età, io sono nata nel 61, cresciuti con le immagini. Allora, la mia conclusione è che le immagini migliori non si formano necessariamente da immagini visive, ma da immagini che hanno la loro gestazione nelle parole. Così. E allora ci sta che questo video sia fatto un po' al buio, un po' con una luce scarsa, che non si veda bene quello che ho alle spalle, che non si vedano bene i miei occhi, no? Lasciamo che anche l'immaginazione soggettiva possa aggiungere qualche cosa oltre a quello che si vede con gli occhi. Arrivederci da Maddalena, tanto comunque le zanzare arrivano lo stesso.